lo prendiamo. Allora, abbiamo parlato della grip, abbiamo visto come la grip nell'altro mondo non cade niente, vedremo poi come utilizzarla, però in effetti non cade, sempre, deve stare sempre in questa posizione. Dopodiché, che abbiamo posizionato bene la nostra grip, non dobbiamo fare altro che sollevare l'arco. Anche sollevare l'arco valgono le stesse regole, ahimè anche qua abbastanza disattese, per quanto riguarda andare in pretrazione. Andare in pretrazione, sapete bene che alzare l'arco deve essere esattamente come il fondamentale della danza classica, cioè fare questo movimento, che è un fondamentale della danza classica, senza muovere la spalla. Quindi alzare sull'arco senza alzare su tutto quanto, no? Alzare sull'arco. Quindi valgono sempre le stesse identiche regole. Alzo tutte e due le braccia cercando di tenere ovviamente le spalle più basse possibile. Perché abbassiamo il baricentro e abbiamo la possibilità di essere ergonomicamente più efficienti. Allora anche qua io consiglio la pretrazione come preferite. Adesso va molto di moda una pretrazione lunga, la vedete fare un po' da tutti quelli, quasi tutti. Io faccio sempre una pretrazione classica in questo modo qua, e vedremo poi, quando vedremo la mia sequenza, vedremo come organizzo il mio tiro, vedremo anche che pensieri inserisco all'interno. Quindi una di questo genere va più che bene, ok? Posso anche farla più lunga, però non devo mai superare, perché questo? Perché quando passeremo poi all'estensione della spalla dell'arco, che è essenziale, quindi portare in fuori la spalla dell'arco, se noi superiamo i 90 gradi di quest'angolo, io sono in questa posizione, se qua, appena supero i 90 gradi non sono più in grado di inserire i muscoli dorsali nella trazione e di mantenerli in trazione. Quindi lo devo fare, l'innesco dei muscoli dorsali lo devo fare prima di superare i 90 gradi, prima di superare questa posizione, ok? Quindi cosa devo fare io una volta arrivato in pretrazione? Due cose essenzialmente, estensione della spalla dell'arco e attivazione dei dorsali. Quindi quando sono in questa posizione, io non è che devo tirare la corda e lasciarla come la maggior parte, tiro la corda, lascio la corda, ma arrivo in questa posizione, pretrazione, un po' più lunga, un po' più corta, come mi piace di più, estensione della spalla, attivazione del dorsale, ok? Perché poi quando andrò, vedrete che potrò fare questo movimento. Ovviamente non posso poi chiudere. Non puoi più fare niente, una volta superati i 90 gradi, assolutamente. Quindi è essenziale inserire nella mia tecnica questo passaggio. Questo passaggio va inserito e vedremo poi come allenarlo quando parleremo. Questi passaggi fondamentali nel tiro al fondo vedremo poi quando parliamo dell'allenamento, si allena alla maglia con il proprio tecnico, che deve ovviamente, come avete imparato in metodologia di allenamento, quindi con la mimesi e con andare a toccare i punti che devono essere messi in opera, estendere la spalla dell'arco, in pretrazione, estendere la spalla dell'arco e attivare i muscoli dorsali. Muscoli dorsali, soprattutto il trapezio basso. Il romboide, io non so neanche che esista, non sono ancora riuscito a capire, mi hanno detto che esiste, eh? Però effettivamente, io non sono ancora riuscito, ricordiamoci, a capire qual è il muscolo romboide e come agisce. So che non devo utilizzare il trapezio alto al minimo, ma devo utilizzare il trapezio basso, che è quello poi che una volta attivato fa ruotare la scapola, che è un osso, verso la colonna vertebrale. Quindi da lì capisco che sto
attivando a trapezio basso, che poi parleremo poi del trasferimento, e cioè quando io l'ho attivato ma lo devo utilizzare, dovrò trasferire tutta la parte di trazione tricipite e bicipite sulla parte dorsale per allineare le forze e stare in equilibrio dinamico. Ma lo vedremo. Non anticipiamo niente. Quindi, cosa devo fare io una volta raggiunta la pretrazione? Cosa devo fare? Andare avanti, estendere la spalla. Allora, e questa è l'azione più difficile, ma la vediamo poi in allenamento. Io sono in questa posizione perché io sono arrivato in questa posizione. Normalmente cosa faccio? Normalmente tengo il braccio duro, io vedo quasi tutti che fanno così, pianto il braccio contro e tiro la corda e lascio andare la corda. Questo cosa comporta? Comporta che spinta e trazione non sono su un piano verticale, è impossibile. Non sono su un piano verticale. Il vettore di spinta e il vettore di trazione non sono su un piano verticale. La risultante sarà sicuramente angolare. Ok? Quindi quando io rilascerò la corda e la corda spinge la freccia verso il bersaglio, ci saranno delle torsioni e ahimè il volo della freccia sarà caotico. Non solo sarà caotico, ma sentirò uno sbilanciamento. Cosa faccio? Cosa fa il 90% degli arcieri arco nudo? Da questa posizione passa a questa. Perché passando a questa posizione io non ho più torsioni. Ma anziché spinta e trazione avere su un unico piano, lo avrò su due piani. Ovviamente non ho ottimizzato minimamente la mia precisione, però ho solo attutito i sintomi, ma non ho curato il malato. Ecco cosa succede, ahimè. Quindi ho tolto i sintomi, ma la freccia però continua ad andare un po' dove vuole, magari un po' meglio, alle volte un po' meglio, alle volte alta, alle volte bassa, soprattutto alta, perché avendo un punto di spinta su una superficie molto elevata, normalmente la freccia va in questa posizione random, alto basso. Ecco perché molti tirano in questa posizione qua, perché non hanno attivato i muscoli dorsali, sono andati semplicemente in ancoraggio e hanno tirato un bel parabraccione grosso come una casa, in modo da non prendersi, e hanno risolto il problema. Però credetemi, avete solo alleviato i sintomi, non avete risolto il problema. Il problema è sempre, cioè chi vi ha detto nel corso di primo livello che la mano va tenuta così, è perché c'è tutto dietro, no? Che me l'avete anche detto voi, la mano, il punto di spinta deve essere con poca area, deve essere in asse con l'osso, e quindi deve essere in questa posizione. Ha un senso tutto ciò, però ha un senso nell'arco nudo, dove non c'è stabilizzazione, dove è molto facile perdere l'orientamento. Per quanto riguarda l'equilibrio dinamico, è molto facile perdere l'orientamento. Quindi ecco che è molto facile che i vostri allievi o voi stessi portate la mano un pochino più all'interno per avere più stabilità. Ahimè, non funziona così. Cioè, se voi volete aumentare le vostre performance, non è questa la strada giusta. Questa è solo la strada per prendere l'aspirina, per alleviare il raffreddore, però il raffreddore non vale. Quindi cosa dobbiamo fare veramente? Beh, dobbiamo essere in questa posizione. Allora io tiro su la manica perché volevo far vedere che io ho delle braccia che sono dei grissini, non hanno un muscolo, quindi nel tiro con l'arco, che adesso tiro meno, però normalmente tiravo sulle 1000 frecce a settimana, 700.000. Anche i tre. Sappiate che comunque un allenamento alla destrezza come il tiro con l'arco, ahimè,
prevede un carico di lavoro che almeno di 2 ore al giorno. Purtroppo sì, ma non dite non c'è il tempo, eh? No, voglio sentire, non è vero. Questo non è vero che non c'è il tempo si trova. Io ho lavorato come voi, non è che sono sempre stato in pensione, ho lavorato come voi e se volevo raggiungere dei risultati mi alzavo un'ora e mezza prima e andavo a tirare il garage, alla paglia, a fare degli esercizi. Si fa così, se fare le cose le fai. Certo, se uno vuole fare le cose, se uno ha voglia di farle. Basta spegnere la televisione alla sera. No, poi parleremo, se abbiamo tempo, parleremo anche di questo aspetto mentale che riguarda per l'appunto inserire un circolo virtuoso per quanto riguarda l'allenamento. Allora, io consiglio sempre di non braccio disteso ma non bloccato. Quindi braccio disteso ma non bloccato. Disteso, naturale. Disteso, naturale, ma non bloccato. Estensione della spalla, la spalla, io sento alle volte dire devi incastrare la testa dell'omero, la testa dell'omero deve essere staccata, deve essere libera, assolutamente libera, la spalla deve essere estesa e tenuta estesa durante la trazione. Non lo dico io, sta sui libri che sicuramente dovete aver letto anche voi, io ve lo ricordo. Se ve le siete dimenticati, quindi la spalla deve essere estesa, non tutta estesa durante la trazione. In questa fase io già attivo i muscoli dorsali, ok? Quindi quando io andrò in ancoraggio, quindi siamo in estensione della spalla dell'arco, attivazioni dorsali, ultimi controlli, qua il setup, non l'ultimo controllo per partire con la trazione e andare in ancoraggio, quale controlli faccio normalmente? Lo rivedremo questo, normalmente? Non c'entro niente, sono in scena. Adesso c'entri tu. Devi basta. Allora, normalmente cosa faccio io? Qualcuno ha la mela? O cosa consiglio? Ho una ciliegia. O cosa consiglio di fare? Cosa consiglio di fare? Allora, normalmente consiglio che si mira con la punta della freccia. Qualsiasi altra ammennicolo, strategia è illusoria. Utilizziamo la punta della freccia. Poi vedremo cosa vuol dire mirare, cosa vuol dire mirare con utilizzare la mira, ma lo vediamo. Lo vediamo subito dopo. Perché utilizzo la punta della freccia? Intanto perché mi è comodo, intanto perché mi consente di non collimare. Perché il fatto di mantenere due punti insieme e tenere sotto controllo questi due punti è, oltre ad essere illusorio, è controproducente. E lo vedremo, ve lo dimostro. Ma intanto mirare vuol dire, lo dice anche il vocabolario, inserire un'azione che mi permette di raggiungere un ben determinato bersaglio. Allora, se noi utilizziamo un fucile, ad esempio, che è molto più facile mirare col fucile, no? Che mirare con l'arco, ci mancherebbe, ma il fucile ha un mirino sulla canna e poi un altro mirino. Allora, perché? Non è che si sono sbagliati. La geometria dice che fra due punti passa un'unica retta. Se io tra questi due punti la retta la faccio andare al bersaglio, ebbene, allora sono molto più preciso, perché sono sicuro che se non muovo niente, se tutto funziona alla perfezione, il proiettile andrà in quella direzione. Ma ahimè, nell'arco, in qualsiasi tipo di arco, ho un unico punto di mira. Che la geometria ci dice che da un unico punto passano infinite rette. Ecco, la difficoltà è enorme. Allora, qual è il secondo punto di mira nel tiro con l'arco? È la nostra testa, no? Perché non avendo un punto di intersezione fra da dove far passare una retta, è la nostra stessa testa, il nostro stesso occhio. Ecco che vediamo, io alle volte vedo gente, una volta che va in ancoraggio, senza Suzette,
senza una possibilità di ottenere un riscontro fisico, siamo rovinati. Quindi assolutamente io cosa faccio e cosa consiglio di fare? Pretrazione, estensione della spalla, attivazione della scapola, punta della freccia nel centro del bersaglio. Posso ancora guardare la proiezione della corda. Normalmente per un arco nudo la proiezione della corda è molto a lato, perché consiglio di non preoccuparsi. Molto spesso vedo che insegnano, a, anche per l'arco nudo, a vedere la proiezione della corda in modo classico, voi sapete il modo classico, è leggermente a lato della diotra. Però questo cosa comporta? Comporta che per l'arco nudo, siccome non ha un ancoraggio molto interno, ma un ancoraggio per forza di cose esterno, di piegare la testa per vedere la corda. E questo piegare la testa per vedere la corda è molto meno ripetibile che tenere la testa in una posizione neutra, naturale. Qual è la posizione neutra naturale? Questa o girato verso il bersaglio questa? Assolutamente sì. Allora perché dobbiamo cercarci delle rogne? Nessuna rogna, non capita niente. Vado su, allora invece di andare a cercare e piegare la testa, la tengo in posizione ergonomica, ok? Estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, punta della freccia nel centro. Perché punta della freccia nel centro? Perché freccia dopo freccia mi permette di tenere la testa sempre nella stessa posizione e di vedere sempre la corda nella stessa posizione. Anche questa attività, vedremo, è da fare alla paglia, non per tirare, tirando al bersaglio, perché sono situazioni che vanno allenate con metodo, come imparato alla vita. Quindi sono in questa posizione, estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, poi vado in, poi dopo posso dimenticarmi, anzi mi devo dimenticare di dov'è la punta della freccia, non la devo tenere nel giallo, devo fare un'azione ergonomica che mi consenta di andare in ancoraggio sempre nello stesso identico movimento. Quindi estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, ancoraggio. Questo movimento lo dovete imparare ad essere efficiente, cioè sentirlo vostro. Questo è molto importante, di sentire una cosa che vada bene per voi, ma che mi riporti la freccia nelle vicinanze del centro. Non che io, una volta raggiunto in ancoraggio, mi devo preoccupare di riportare la freccia, no, deve avvenire automaticamente. Funziona come ballare, i passi vanno dove vogliamo noi, dove ci porta la melodia. Ecco perché vedremo quanto sono importanti i pensieri durante la sequenza di tiro. Questo farà sì, e questo è un passo importante, questo è il salto di qualità dell'arco nudo. Il salto di qualità dell'arco nudo. A questo salto di qualità è questo qua. Sono in questa posizione, estensione della scapola, attivazione di dorsali, ancoraggio e la freccia ritorna nel centro. A questo punto avvengono le altre cose, che ne parleremo. Però questa è la cosa più importante, ma lo dovete allenare ovviamente alla paglia. Pretrazione, e qui in qua ci arrivano tutti. Estensione della spalla, attivazione dei muscoli dorsali, spinta e trazione, ancoraggio. Ok, e a questo punto la freccia è di nuovo nelle vicinanze del giallo. E vedremo poi cosa succede. Domande fino a qua? Gli occhi, tutti e due aperti. Io consiglio sempre tutti e due aperti, a meno che non abbiate una lateralità particolare dell'occhio, che vedete immagini sbocchiate, vedete il bersaglio che va indietro, però anche la lateralità, si insegna, si allena. Quindi vi consiglio ogni tanto, chi non ha, io lo faccio, perché io non ho tanta lateralità, io ogni tanto per una settimana tiro con un pezzo di carta nell'occhio. Faccio in questo modo qua, molto semplicemente.
non c'è tanta. Prendo un pezzettino di carta e attacco sull'occhiale. Una bella. No, no, lo attacco sull'occhiale lasciando questo libero, perché mi serve per fare lo string. Ok? Così vedo a fare lo string, questo è mezzo cieco, però non mi vede, mi aiuta. Intanto è molto importante non mettere una benda e non chiudere un occhio, perché innanzitutto chiudendo l'occhio il nostro cervello sforza molto di più l'altro occhio. Porta e si accorge che c'è qualcosa che non va e aumenta la fatica dell'occhio solo aperto. Poi dobbiamo, è molto importante l'arco nudo, perché mantiene comunque i muscoli rilassati del viso, che sono tantissimi. Se a strizzare l'occhio succede un po' l'apocalisse, quindi abbiamo la faccia molto più rilassata e questo ci serve per mantenere la famosa ripetitività della nostra diotra della faccia. E poi deve essere chiaro, perché deve arrivare luce, non deve essere nero, deve essere chiaro, io non devo solo vedere. L'ideale è anche un occhiale da sole con tolta una lente, basta già, sposta già l'attenzione sull'occhio di mira. Quindi così, e lasciate sempre un pezzettino, in modo che potete fare tranquillamente lo string, poi andate su, e tirate, e ovviamente viene utilizzato solo quest'occhio per una settimana, e dopo una settimana tutto rifunziona alla perfezione. Se vi piace, a chi non ha gli occhiali, non ha gli occhiali, prende, va in ferramenta, no, va in ferramenta, compra un paio di occhiali buoni della 3M, 5 euro, quelli da che uso per il flessibile, per non far andare le schegge negli occhi, usa quelli. Era bene, sì, poi ci sono anche cose costosissime, perché non è che l'arco arriva sempre per ultimo, ma ci sono gli sportichi di girasegno che queste cose qua ce l'hanno di norma, è la normalità, quindi esistono in commercio macchinette da mettere negli occhi con tutte le controbende eccetera eccetera. Con fucile sei obbligato. Infatti, poi basta che vediate una qualsiasi gara di tiro alla pistola o al fucile e vedete che ci sono mille cose già fatte, pronte. Una cosa che insegnano è chiudere l'occhio. Diciamo che tanto per chiudere l'argomento che ho sollevato, nel tiro a segno è completamente diversa la fase di mira. Quindi è un'altra cosa, perché normalmente nel tiro alla pistola e anche al tiro al fucile si mette a fuoco la punteria, si mette a fuoco il mirino e si tiene sfocato il centro del bersaglio, anche perché non si vedrebbe, a parte che non lo puoi mettere a fuoco il centro del bersaglio, perché sono 5 mm a 10 metri, quindi veramente non lo vedi neanche. Quindi tanto vale avere a fuoco la punteria e ovviamente e vediamo poi come funziona, non anticipiamo niente, perché la mira, ahimè, non è conscia mai, non deve essere mai conscia. Appena noi vogliamo mirare siamo rovinati, è troppo così. Ma questo vale per tutti, anche per il compound. Vedremo dopo. Tanto vediamo che succede. Allora, siamo arrivati a controlli e trazione, no? Stiamo per arrivare in ancoraggio. Quindi abbiamo visto gli ultimi controlli, la trazione, la rivediamo. Quindi sono andato in pretrazione, estensione della spalla e attivazione dei dorsali. Poi cosa succede? Beh, io consiglio sempre di spingere e tirare, perché così mantengo estesa la spalla e attivo i dorsali. Si vedono da fuori? Sì. Si vede? Benissimo. Quello che volevo. Quindi, sono in questa posizione, normalmente cosa vedo fare? Questo e questo. Invece no, io devo vedere questo, attivazione dorsali, ancoraggio. Ok? Ora cosa succede? Il trasferimento vero e proprio, questo, si è visto? Sì. Poi mantenimento, e mira,
Allora, intanto quando sono arrivato in ancoraggio e effettuo il trasferimento, entro in equilibrio dinamico, no? Il trasferimento mi serve proprio ad avere l'equilibrio dinamico. Sono in questa posizione, quindi attivazione, estensione, ecco, cerco i famosi allineamenti, ma è l'equilibrio dinamico, cioè spinta e trazione sono sull'unico piano e quindi mi sento perfettamente a mio agio. Io vi scongiuro di porre tantissima attenzione a questo punto, perché il fatto di entrare in una zona di conforto in ancoraggio, voi non mi immaginate quanto sia importante il nudo, ma non solo dal punto di vista della precisione, che effettivamente è, ma soprattutto dal punto di vista di farlo tirare il nudo, chiunque esso sia, perché se non entra in una zona di comfort dall'ancoraggio al rilascio, ahimè, è rovinato, l'abbiamo perso. Quindi io devo, l'importanza basilare di un istruttore è quella di portare l'allievo o se stesso o chiunque in una zona di comfort dall'ancoraggio al rilascio, e la zona di comfort si ha quando siamo in equilibrio dinamico. C'è da fare, perché se non siamo in equilibrio dinamico non ci sentiamo non bene, non a posto, la freccia non andrà bene e si insinua un circolo vizioso che ci porterà solo del male. Invece, se noi arriviamo in questa posizione, trasferimento, quindi equilibrio dinamico, mira, attivo la fase di mira e poi la vediamo che è in quattro fasi, no? Guardare, vedere, osservare, elaborare, mirare, ma la vediamo poi questo, sono in mantenimento mentre effettuo la fase subconscia di mira, due secondi, avvengono anche delle cose mentali, le vediamo dopo. Sono in mantenimento, in questi due secondi c'è la fase di mira, prima del rilascio avvengono un sacco di cose. Allora, intanto avviene l'espansione. Questa è la fase più ostica di tutte. È la fase più ostica di tutte perché questa espansione, ahimè, non deve essere fisica, ma deve essere solo mentale. Io vi invito a guardare qualche filmato di arco olimpico. Potrei dirvi con Pam, che sarebbe perfetto, ma vi invito a guardare qualche filmato di arco olimpico ad alto livello. Ebbene, fate attenzione, una volta raggiunto l'ancoraggio, nessuno, e dico nessuno ad alto livello, vedete tirare le dita o spingere l'arco. Sono in questa posizione, fermi, non vedete, vi sfido a farmene vedere uno, non si muove un muscolo e il clicker si toglie di mezzo. Guardare per credere, sono in questa posizione, sembra che abbiano tirato sotto clicker. Non parliamo del compound. Vedete muovere un muscolo delle dita, delle braccia di un compound? Se lo vedete fare, non fa 500 punti nell'indo, di sicuro. Non dico spolliciare, che è l'apocalisse, ma dico solamente vederlo prima del rilascio muovere un muscolo. Non esiste, sono a muro. La stessa cosa vale per l'arco nudo. Arco nudo è in questa fase, siamo ancoraggio, abbiamo effettuato il trasferimento, siamo in mira, quei due secondi di mira, vedremo poi cosa.